Accendete la vostra torcia con la mia. Vai.
Tranquillo. Siamo qua, grazie, dobbiamo sedersi bene. In questo momento delle foto. Foto, grazie. Ora, François, due passi in là. Uno, la va. La va. Il falcione è quell'arma che adesso i nostri armigeri vi stanno mostrando, è praticamente una spada un po' più larga e un po' più corta del normale e quindi si usa una tecnica che è diversa dalla tipologia di duello spada e scudo oppure spada lunga. E vediamo i nostri Luke e Erika che adesso si sfideranno in questo duello. Un applauso di incoraggiamento. Vedete che c'è una fase anche di studio per capire dove poter meglio portare il colpo. E qui vedete non è usato lo scudo ma solamente l'arma. Il falcione è un'arma corta, a volte sembra che non arrivi, invece arriva. In questo caso è stata abile Erika che ha disarmato il nostro gioco. Un applauso, si salutano cavallerescamente. Adesso entrano in campo i nostri due armati della compagnia della Lince e faranno vedere un duello di spada e scudo. Ho raccomandato anche loro, a entrambe le coppie duellanti, di stare molto attenti al terreno perché essendo bagnato è facile scivolare, quindi occhio. Qua abbiamo spada a una mano e scudo, combattimento più da guerra. Lo scudo è usato anch'esso come arma per riuscire a far perdere l'equilibrio dell'avversario oppure proprio per colpirlo. Anche qui abbiamo protezioni con elmi quasi completamente chiusi a protezione proprio del volto. L'ultimo tocco. Abbiamo problemi tecnici.
Ora vi faremo vedere come si svolgeva un duello di daga fra due persone armate, quindi con le protezioni, e come vedete si studiano. Cioè, sono i tentativi di affondo e contemporaneamente cercano di disarmarsi, di essere sempre più precisi nel rappresentare quelle che sono le protezioni dell'epoca, quindi corazze di cuoio, sberghi di maglia di ferro, gorgiere a protezione della gola e gli elmi che sono tipici di quel periodo. Vediamo che la nostra Erika porta un elmo che può essere longobardo o di forma normanna, mentre il nostro Andrea porta un cappello d'arme che era molto in uso nelle fanterie comunali della nostra parte italica. Barca un'altra volta. Bravi. Un applauso di incoraggiamento. Si giustamente faceva notare anche il mio amico vicino. La tecnica non può essere velocissima proprio per cercare di trovare il punto esatto per... La seconda mano andava in appoggio sul pomolo e quindi permetteva un gioco di tira e spinta. Le tecniche sono quelle di Fiore dei Liberi del 1400. Vedete che ci sono delle guardie. Questa è la posta breve. E questa è sono in fase di studio, un tentativo di affondo. Vedete come è usata la leva? A volte questi duelli venivano fatti anche sotto forma di duello giudiziario. Molto insidioso il gioco di punta. È la forma stessa dell'arma che è molto affilata soprattutto nella parte contro. Allora sì! Ecco, poi si sono toccati entrambi. Un applauso, grazie. Vedete come anche la tecnica del 1400 di Fiori sia Fiore dei Liberi, tra l'altro maestro d'arme originario di Cividale del Friuli e maestro d'arme alla corte estense di Ferrara. I trattati appunto sui quali studiamo sono trattati dell'epoca e le sperimentazioni le facciamo direttamente in palestra. Dietro a questi duelli c'è tutta una preparazione invernale in palestra. Niente è lasciato all'improvvisazione, anche perché teniamo molto alla sicurezza. Quindi c'è dietro un lungo... ci mettiamo qua in linea in formazione di avanti, così potete fare un bel applauso a tutta quanta la compagnia, le due compagnie. Facciamo un bel applauso a Marco che ha reso possibile tutto questo e la nostra amicizia. E noi siamo qui disponibili per una bella foto di gruppo e poi anche con i bambini qui presenti che volessero fotografarsi insieme con noi, restiamo qui proprio per quello.
Bravo, guarda tutto in tu, gira, così, gira. Bene, bravo, ottimo, vai. Poi togli su ferro. Io di solito la porto così. Se anche non siete pari pari, non importa, perché poi dopo guardate cosa ho fatto. Rovesciate. La portata. Ok, va bene così qua. Pulisci bene. Ecco qua, vedete che non si sbaglia mai con l'argilla, poi anche se lei magari poi ha sbagliato qualche cosa, lei ti dà la possibilità di rimediare.